È finito un altro mese sui mercati finanziari e iniziamo con novembre, ma è stato un mese sui mercati delle criptovalute scoppiettante, ragazzi. Non vedevo un mese del genere sui mercati veramente da tanto, tantissimo tempo. Un po' diverso sui mercati hold perché le cose non sono andate benissimo, soprattutto negli ultimi giorni, ma tra poco ci sarà un'elezione del presidente degli Stati Uniti, vedremo quello che succederà. Ho un po' di idee strane relativamente ai mercati hold. Parliamo invece oggi dei mercati delle criptovalute, in particolare di Bitcoin, perché andiamo a fare la nostra consueta analisi, però questa volta, ragazzi, lancio un nuovo tipo di video. Andiamo ad analizzare quelli che sono degli indicatori macro e degli indicatori grafici anche di lungo periodo che ci daranno delle informazioni importantissime su cosa potrà accadere a Bitcoin nel prossimo mese. Prima di andare avanti e vedere quello che è in serbo per voi oggi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E poi, ragazzi, se vi piace questo tipo di video, lo replicheremo nei mesi successivi. E per farmelo sapere, scrivetemi nei commenti se vi piace questa nuova tipologia di video e questi indicatori che andremo a vedere, con l'obiettivo di capire cosa può succedere in tutto il mese, quindi non soltanto da qui ai prossimi giorni, ma da qui alla fine del mese. E ovviamente, ragazzi, se vi piace, lasciatemi un pollicione in su. Allora, ho dietro di me tutti i grafici, gli indicatori che volevo farvi vedere. Iniziamo da quello che ritengo il più importante di tutti, è l'indicatore sul grafico mensile relativamente a Bitcoin, che è questo, ragazzi. Allora, vi faccio intanto capire delle cose importantissime. Questo è il grafico mensile di Bitcoin di natura logaritmica, che è un grafico in pratica, ragazzi, che si vede solo per analizzare quello che è la struttura di lungo periodo di un mercato. Il grafico logaritmico lo utilizziamo su Bitcoin, per chi magari è nuovo di queste cose, ragazzi, si usa il grafico logaritmico solo quando analizziamo un grafico che ha delle oscillazioni enormi in termini di percentuali di prezzo. Quindi in questo caso Bitcoin, siccome è un grafico che risale al 2015, ha avuto delle oscillazioni abnormi, non si riesce a vedere bene la sua struttura, il suo trend, utilizzando solo e unicamente il grafico lineare. Perciò in questo caso andiamo ad utilizzare il grafico di natura logaritmica. Vi faccio vedere il grafico lineare, ragazzi, sarebbe così, mentre il logaritmo, guardate come cambia. Allora, il grafico di natura mensile di Bitcoin è un grafico che ci dà un'informazione incredibile, importantissima, su quella che è l'attuale forza di questo mercato. Perché, ragazzi, Bitcoin in questo momento, secondo me, è veramente forte. Lo sta dimostrando sui mercati. Lo sta dimostrando anche in questa settimana, però bisogna ragionare, diciamo, su una cosa che è successa tra il mese di novembre e il mese di ottobre. Allora, se la analizziamo così, sembra non essere niente di che, ragazzi. Abbiamo questo mese di ottobre, vedete che è stata una candela incredibile perché ha un'oscillazione di forza veramente importante. Vi faccio vedere il range dall'open, ragazzi. Dall'open alla close, Bitcoin ha guadagnato circa il 30%, 28 punti. Ha stracciato praticamente tutte le altcoin. Nessuna di quelle è andata a genio. A proposito delle altcoin, attenzione che mi ero dimenticato. Allora, in settimana faremo la classifica delle top 5 altcoin che dobbiamo tenere sotto controllo, ma quella che avete scelto voi, perché nei video precedenti vi avevo chiesto di indicarmi quelle che erano le altcoin preferite da tutta la community e, ragazzi, mi avete dato una serie di elenchi. Quelle che sono state le più gettonate, le più commentate attraverso i commenti, sono entrate in pole position, quindi le ho già sistemate. Sono 5, ragazzi. Vediamo se qualcuno di voi indovina quali sono queste altcoin. Sono 5 altcoin, le teniamo sotto controllo e poi nei prossimi giorni uscirà il video per le top 5 altcoin scelte proprio da voi, ragazzi. Questa cosa veramente simpaticissima che andiamo a fare. Allora, ritorniamo su Bitcoin. Il mese di ottobre,
È stato un mese incredibile. Ma se lo guardiamo in quest'ottica, ragazzi, ci perdiamo un'informazione perché sul grafico a candele è difficile vedere un'informazione che vi mostro invece sul grafico lineare, ragazzi. Allora, il grafico lineare ha fatto il break storico che vi avevo indicato, insomma, in questa fase qui e poi un pullback. Perché c'è stato un famosissimo break di quota 10.000 che insomma sull'ambito relativamente all'ambito settimanale non aveva importanza, ma nell'ambito mensile sì, ragazzi, guardate qui come il massimo mensile del 2019 sia stato breccato qui nel mese di luglio, poi c'è stato un pullback che possiamo vedere in questo modo e successivamente la ripresa del mercato. Ragazzi, questa è un'informazione notevole, incredibile, importantissima, perché un pullback di questo tipo su un grafico mensile indica che il break avvenuto è assolutamente il più importante di tutti. E dal grafico lineare otteniamo anche la seconda informazione rilevantissima che possiamo vedere qui, ragazzi. È già a ottobre. Bitcoin arrivato ai massimi storici di close mensile. Nessun mese, ragazzi, nella storia di Bitcoin ha chiuso al di sopra dei 14.000 dollari. Adesso qui dovremmo fare un po' un'ovation di questa cosa per capire dove siamo. Ragazzi, siamo ai massimi storici di Bitcoin, quelli che contano per gli istituzionali, per quelli che sono gli investitori che guardano sul lungo periodo, Bitcoin è ai massimi storici. Il tentativo nella giornata di ieri e l'altro ieri di fare il break dei 14.000 non è andato a buon fine, ma ci mancherebbe, ragazzi, perché fare un break di questo livello solo per qualche giorno e poi tornare indietro sarebbe anche negativo. Invece il mercato ci sta provando, ma non c'è riuscito. Le prime volte è normale. Tutto il mese di novembre dovremmo dedicarlo a capire se Bitcoin riuscirà con forza, prima in close daily, però poi in close settimanale, successivamente alla fine del mese di novembre, se riuscirà a rompere i 14.000 dollari, perché i 14.000 dollari in termini di analisi mensile, quindi di analisi di tutto il mese, ragazzi, daranno un enorme slancio a questo mercato. Ma possiamo fare anche un'altra cosa, possiamo chiederci, benissimo, io ipotizzo che questo mercato vada a farmi il break dei 14.000, dove può arrivare? Alla fine del mese di novembre facciamo un piccolo giochino, vediamo poi a dicembre, ragazzi, se ci abbiamo preso, diciamo, se la cosa è diventata veramente interessante o meno. Allora, ragazzi, per quanto riguarda eventuale target rialzista relativamente a questa candela che si sta andando a formare, se dovesse essere un'altra candela totalmente verde per tutto il mese di novembre, probabilmente il mercato cercherà di accelerare fino anche a questi livelli. Cioè, in sostanza, ragazzi, potremmo avere un'accelerazione dai punti di massimo dello scorso mese anche intorno al 20%, quindi andando ad arrivare intorno ai 16.500, 17.000 dollari. Potrebbe esistere questo tipo di atteggiamento con un'altra candela verde. C'è anche da dire, ragazzi, che il mercato, diciamo, Bitcoin in questo momento, candele verdi mensili forti come quella che aveva fatto per esempio ad aprile, maggio e giugno, quindi questa mini pump, ragazzi, non le sta facendo perché sta salendo in maniera estremamente più lineare, estremamente più intelligente, direi io, e secondo me più duratura. Quindi andare a fare un break e chiudere il mese al di sopra di questi livelli, ragazzi, sarebbe un massimo storico relativamente alla close mensile di Bitcoin ed è veramente difficile. Potrebbe anche non fare una candela verde, questo è quello che vi sto dicendo. E allora andiamo a ragionare anche sul discorso ribassista. Dove possiamo arrivare? Qual è un'area che possiamo indicare come area di eventuali buy area mensile? In questo caso potremmo vederla qui, ragazzi, intorno agli 11.800-12.000 dollari. Quest'area potrebbe essere effettivamente indicata come un pullback mensile. Quindi questa zona proprio esattamente, ragazzi, questa zona qui
di struttura del mercato potrebbe attirare il prezzo a livello mensile e potremmo avere quindi una discesa in quest'area che è già comunque molto bassa, ragazzi. Va, vedete, dai 12.300-12.500 fino a questo livello basso, 11.800. Potrebbe essere una buy area se il mercato non ce la fa a rompere questo livello. Non è detto che sia così, perché poi andremo a utilizzare la nostra analisi ciclica, quella che faremo sempre relativamente al daily, quindi ai mercati più veloci, quindi durante la settimana, e vedremo che in realtà, ragazzi, siamo anche in una fase che nei prossimi giorni potrebbe essere ulteriormente rialzista. Il problema in questo caso che dovremmo un po' considerare è questo, a mio avviso, ragazzi. Se il mercato va a rompere nei primi giorni questo livello, poi non è detto che ci rimane su. Quindi, se fa la solita candelona come quella che fece nel dicembre del 2017, stiamo attenti perché potrebbe dare un super pump eccessivo proprio per la FOMO che si va a creare da un atteggiamento del genere. E a quel punto, ragazzi, potrebbe fare un reversal mensile, quindi andare a indicare un mese in sostanza che sta andando a fare il break, poi però a un certo punto si gira, boom, e se ne arriva giù, un po' come quelli che abbiamo visto. L'importante è che alla fine del mese di novembre, o anche dicembre, insomma, ragazzi, si sta sopra quota 14.000, quota importantissima, come vi ripeto, per Bitcoin e per il suo futuro. Ma capite bene che anche dall'analisi di natura lineare vediamo anche come è stato incredibile questa fase di pullback che è avvenuta nei 2 mesi precedenti e questa impennata a toccare i massimi. Ricordatevi anche questa cosa: nessun mese di Bitcoin ha mai chiuso sopra quota 14.000 dollari. Ok, ragazzi, questo è fondamentale. Vi mostro l'ultima indicazione importante di collegamento di Bitcoin con quello che è il suo corrispettivo del mercato hold, cioè l'S&P 500. Vi faccio vedere come il grafico relativo alla correlazione se ne sta andando, cioè la correlazione tra Bitcoin e l'S&P 500 sta diminuendo, si sta portando alla sua naturale struttura. Allora, ragazzi, vedete come dal gennaio del 2020 il mercato Bitcoin ed S&P 500 si è estremamente correlato, ha avuto un tasso di correlazione positiva, ma da agosto circa è iniziata una fase di correzione, cioè di correlazione inversa, ragazzi, che viene mantenuta in pratica da un bel po', ragazzi, perché da qui vedete che il mercato sta iniziando a decorrelarsi. Cosa significa una decorrelazione di questo tipo, ragazzi? Significa che quando il mercato hold sale, Bitcoin scende, e quando il mercato hold, quindi quello S&P 500, quello classico, scende, Bitcoin sale. Allora, questo tasso di decorrelazione si manterrà, potrebbe avere un impatto se le cose relative alle elezioni americane durante il mese di novembre saranno negative. Beh, ragazzi, potrebbe essere un'ulteriore arma per Bitcoin di potersi slanciare al di sopra dei 14.000 dollari proprio se il mercato classico, quindi S&P 500, potrà avere de delle difficoltà, quindi se avrà delle difficoltà. Potrebbe essere, però, qui entriamo nell'ottica delle previsioni, quindi non di dati, diciamo, che sono validabili, ma ragazzi, questo atteggiamento è assolutamente importante da vedere proprio perché dura già da un po', da fine agosto, i primi di settembre. E dove potremmo arrivare? Dove potrebbe attestarsi? Allora, se andiamo a vedere tutto il grafico, vediamo che le oscillazioni in sostanza di correlazione dal 2012 di Bitcoin con S&P 500 sono sempre state nell'ottica di questa fascia di correlazione, quindi da qui a qui, ragazzi. Quindi siamo veramente su un massimo di correlazione dovuto probabilmente alla situazione Covid. È possibile che il mercato torni a scendere più o meno nel suo livello medio, e scendendo significa ancora qualche mese, ancora il mese di
di novembre, che potrebbe essere decorrelato dai mercati classici, dai mercati old. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Questo è il primo di questa serie. Fatemi sapere se vi piace un'idea di analisi di Bitcoin anche nel lungo periodo, per tutto il mese. Vi ho dato due livelli importantissimi, uno di buy area mensile e anche spiegato quello che potrebbe succedere nel mese di novembre. Voi che ne pensate? Siete della stessa idea? Qualcuno di voi sta, diciamo, ipotizzando anche un crash di Bitcoin? Beh, quello, spero di no, ma se dovesse succedere lo seguiremo come sempre, giorno dopo giorno. Ciao a tutti, buon inizio settimana!